Soggetto, Raffaele Colombara, voi rappresentate i civici, che anche voi non siete stati interpellati per questa scelta di candidare come presidente della provincia Rucco. Sì, non siamo stati. Io non posso dire di non aver partecipato a qualche riunione, ma sono state riunioni preventive, comunque molto ristrette all'interno del centro-sinistra, perché sono consigliere provinciale ormai da 4 anni e sono stato eletto con variati 1, variati 2. E però voglio dire, nel momento in cui si sceglie un presidente della provincia, sarebbe stato quanto mai necessario fare un'assemblea pubblica, sentire cosa ne pensa la gente, i consiglieri comunali, i sindaci, stilare un programma, definire un progetto politico e poi si va alla scelta. Noi siamo stati totalmente dimenticati. Nessuno di noi ha partecipato alle riunioni, quelle dove si sono fatti gli accordi, si sono condivise le scelte per andare verso la presidenza Rucco. Contestiamo anche il fatto che Rucco abbia detto: no, io non mi occuperò mai della provincia perché ho da fare in comune, e crediamo che questo sia una cosa anche giusta e ritenevamo anche logica, perché lui esperienze amministrative non ne ha, cioè è stato consigliere comunale e basta. In realtà ci accorgiamo dopo una settimana, 10 giorni, che le cose cambiano. Allora cosa si capisce? Questa è una, come dire, è una logica di potere fatto all'interno delle segrete stanze, nelle quali alcuni partiti hanno deciso e alcune persone che rappresentano delle aree non meglio specificate hanno deciso le sorti della provincia di Vicenza. Colombara, perché Rucco non è adatto dal punto di vista amministrativo? Guardi, con questa scelta Rucco si conferma il signore delle retromarce. Aveva detto che non si sarebbe candidato, puntualmente richiesto a gran voce dai sindaci, dei quali però in realtà nessuno ha sentito tutta questa eco in giro, è diventato il candidato che risolverà le questioni della provincia. Il punto vero è che di temi della provincia non si è mai sentito parlare. Questa è la questione, e di questa etichetta casa dei comuni la si sta utilizzando per in realtà coprire degli accordi che stanno appunto spartendosi quel poco che c'è della provincia, e questo lo vedremo nelle nomine che verranno a valle di questa elezione. Quindi assolutamente, tanto più che appunto Rucco aveva detto che si sarebbe occupato della città e in virtù anche dell'esperienza che la città richiede. Un sindaco appena eletto non può dedicarsi tutto questo tempo anche a un'esperienza così impegnativa come quella della gestione della provincia. Ok, grazie. Era Alessandro Marchetti del PD provinciale. Cos'è successo con questa storia di Rucco, candidato presidente della provincia? Chi risponde? Abbiamo deciso di emettere questo comunicato stampa per ribadire la nostra contrarietà alla candidatura di Francesco Rucco a sindaco presidente della provincia di Vicenza. Questo per due motivi. Il primo è sul metodo che è stato deciso, un metodo che non ha coinvolto i consiglieri e i sindaci della provincia, e quindi è un metodo che secondo noi va contro ciò che è stato creato in questi anni, ovvero una casa comune di tutti i comuni della provincia. E inoltre Francesco Rucco stesso ha esternato la propria difficoltà a seguire dal punto di vista amministrativo più enti, e quindi un suo impegno in provincia diminuirebbe quello che è il suo impegno nel comune. È la cosa che noi desideriamo maggiormente in quanto consiglieri e anche facenti parte di questa amministrazione. E la segretaria provinciale non ha condiviso la scelta? Siamo consapevoli che la segretaria provinciale ha fatto una scelta a favore della candidatura di Rucco. Non conosciamo ancora le motivazioni piene per cui è stata fatta questa scelta, quindi speriamo di conoscerla a breve, quindi di avere un chiarimento interno. Certo che, stante le cose
quanto sappiamo, insomma, il nostro voto è difforme a quanto concluso dalla segretaria Luisetto nell'accordo ottenuto con gli altri partiti per la candidatura del sindaco Rucco. Una volta il giornale, poi è arrivato il web. C'era una volta la TV, poi è arrivato lo streaming. C'era una volta Vicenza Più. Ora c'è Vicenza Più Freedom Club. E carta, web e TV vivono insieme per una comunità. Con Vicenza Più Freedom Club, l'editore sei anche tu. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da 9 euro a trimestre, aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più, con Vicenza Più Freedom Club.